Al Gran Premio di Germania una ulteriore tragedia colpisce la Formula 1, ma soprattutto la Ferrari. Al primo Gran Premio del Portogallo la lotta tra Hawthorn e Moss continua, con il punto del giro più veloce che sarà alla fine decisivo. Un cordiale saluto e bentornati su Formula 1 Story. Let's go! Bentornati su Formula 1 Story. Prima di iniziare con il racconto, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi le notifiche sui nostri prossimi contenuti, a seguirci sui nostri social qui sotto in descrizione e a dare un'occhiata al nostro shop di magliette, dove trovate la nuova Rubra Bovina. Questo mondiale appassionante va avanti e fa tappa su uno dei circuiti più iconici, il Nürburgring, dove si disputerà il Gran Premio di Germania, una gara che quest'anno è stata ridotta a soli 15 giri invece dei 22 della stagione precedente. Come l'anno scorso, si decide di far prendere parte a questa gara anche le vetture di Formula 2. Questo fa sì che gli iscritti alla gara saranno ben 26, con Ferrari, Cooper e Lotus che portano sia vetture di Formula 1 che vetture di Formula 2. La Ferrari sulla sua F2 fa debuttare il giovane statunitense Phil Hill, che aveva disputato il Gran Premio di Francia con la Maserati, mentre con la Cooper fa il suo debutto assoluto nella massima categoria un giovane pilota di nome Bruce McLaren. Anche se alcune statistiche non riportano questa come la sua prima gara in Formula 1, in quanto era iscritto con vettura di Formula 2. La Vanwall porta qui una nuova versione del suo motore, riuscendo però a completarne solamente 3 esemplari, che saranno utilizzate nelle 2 vetture titolari e nella vettura di riserva, costringendo quindi Lewis Evans a fare da spettatore a questa gara. A segnare la pole position è Mike Hawthorn, alla terza partenza al palo della stagione, che batte di un solo secondo la Vanwall di Tony Brooks, mentre terzo è Stirling Moss a 5 secondi. Dietro di loro ci sono le altre 2 Ferrari di Collins e Von Trips. Il pilota tedesco, dopo la tragedia di Luigi Musso, è ormai diventato a tutti gli effetti un pilota titolare della Ferrari. Il migliore delle vetture di Formula 2 risulta Phil Hill con il 10° tempo. La partenza però per l'inglese della Ferrari non è felice e si fa infilare dalle 2 Vanwall, con Moss che prende il comando, mentre Schell dalla terza fila è riuscita a risalire in terza posizione. Durante il primo giro Moss rimane davanti, mentre Hawthorn riguadagna la seconda posizione, seguito dal compagno di squadra Collins. Quarto è Brooks, quinto Von Trips e sesto è Schell. Moss era davvero in forma, l'inglese durante i successivi 2 giri migliora costantemente il record della pista, facendo segnare un tempo 5 secondi migliore di quello della pole del sabato. Moss voleva guadagnare subito un grande vantaggio sugli avversari per poi amministrare, ed infatti dopo 3 giri ha già ben 17 secondi di vantaggio su Mike Hawthorn. Ma la sua tattica ben presto gli risulta fatale. Il suo motore si rompe, forse troppo sollecitato, e per lui la gara è già finita. Le 2 Ferrari passano a condurre la gara, con Brooks che cerca di tenere il loro passo, mentre gli altri dietro ormai si sono staccati. Le rosse però sembrano imprendibili e mettono tra sé la Vanwall un vantaggio di oltre 20 secondi. Collins adesso è in testa dopo aver passato Hawthorn al giro 5, ma la battaglia tra i due consente a Brooks di riavvicinarsi. Al giro 10 Brooks ha preso le Ferrari e va a superare Hawthorn alla Nord Curve. E poi sul lungo rettilineo passa pure Collins e si porta al comando. Il terzetto adesso è vicinissimo quando inizia il giro 11, un giro fatale per le Ferrari. Collins perde il controllo della sua vettura, finisce in un fosso e si capotta più volte, finendo la sua folle corsa contro un albero. Nello stesso momento sulla Ferrari di Hawthorn cominciano dei problemi di frizione che costringeranno l'inglese al ritiro. Brooks a questo punto ha la strada spianata verso la vittoria, mentre Collins viene soccorso e trasportato di urgenza in ospedale. Le fratture che ha riportato alla testa però sono troppo gravi e purtroppo Collins non ce la fa. Un'altra tragedia in casa Ferrari, poche settimane dopo quella di Luigi Musso. Un altro sogno spezzato, troppo presto. La gara non offre più spunti, con Tony Brooks che vince con 3 minuti di vantaggio sulla Cooper di Salvadori, mentre terzo è Trintignant con l'altra Cooper. Bruce McLaren finisce la sua prima gara in un'ottima quinta posizione, ma essendo iscritto con una vettura di Formula 2 non consegue punti ridati. Un anno davvero nero per la Ferrari, che in poche gare ha perso 2 dei suoi piloti
più rappresentativi. L'appuntamento successivo è in una pista che fa il suo debutto in Formula 1. Sul circuito stradale di Boavista ci sarà la prima edizione del Gran Premio del Portogallo di Formula 1. La Ferrari si presenta con i soli Hawthorn e Von Trips. Lewis Evans può rientrare con la terza Van Wall, mentre torna tra gli iscritti anche la De Filippis con la sua Maserati privata. A spuntarla è Stirling Moss, che fa meglio della Ferrari di Hawthorn di appena 5 centesimi. Terzo è Lewis Evans, mentre dietro di loro si sono piazzati Beira con la BRM, Brooks e Von Trips. Durante la notte arriva una forte pioggia sulla cittadina portoghese. Alla mattina ritorna di nuovo il sole, ma alla partenza la pista sarà bagnata. All'abbassamento della bandiera, Moss mantiene il comando, precedendo Hawthorn, Von Trips, Shell, Lewis Evans, Beira, Brava e Brooks. Al secondo giro, però, la Ferrari dell'inglese porta un attacco vincente al connazionale della Van Wall e si porta in testa, guadagnando anche un leggero vantaggio. Con l'asciugarsi della pista, però, Moss sembra averne di più e al settimo giro aggancia nuovamente la coda della Ferrari, mentre dietro i loro inseguitori ormai si sono staccati, con Von Trips che precede di poco Beira. Al giro 8 c'è un doppio scambio di posizioni. Davanti Moss risupera Hawthorn e si rimette davanti, mentre Beira scavalca Von Trips per il terzo posto. I freni della Ferrari dell'inglese cominciano a fare capricci e così Moss comincia a guadagnare diversi secondi di vantaggio, con Hawthorn che cerca di amministrare il grande vantaggio su Beira. Ancora più dietro Lewis Evans cerca di riprendere Von Trips, riuscendoci al giro 15. A metà gara, cioè 25 giri, Moss ha quasi un minuto di vantaggio su Hawthorn e il suo unico pensiero è quello di portare la macchina integra al traguardo. I problemi di Hawthorn però intanto peggiorano, con l'inglese che alla fine decide di rientrare ai box per delle riparazioni. Quando riparte è terzo a 20 secondi da Beira, con poche speranze di andarlo a riprendere. Dietro l'opaca gara di Tony Brooks, in quel momento solo quinto, finisce con un'uscita di pista ed il motore spento. La gara sembra avviata alla conclusione in questo modo, ma all'improvviso Beira comincia a rallentare. Il suo motore sta perdendo colpi. Non può nulla il francese quando al giro 42 Hawthorn lo aggancia e si riprende la seconda posizione. Hawthorn segna inoltre il giro più veloce della gara, che assegna un punto supplementare. Così la One Wall mostra a Stirling Moss il cartello How Wreck. Moss però non capisce il messaggio e continua ad amministrare il suo mezzo, tagliando il traguardo da vincitore con un vantaggio abissale su tutti gli altri. Ma Hawthorn è riuscita a contenere i danni col secondo posto ed il punto supplementare del giro più veloce. Terzo è Lewis Evans davanti a Beira. Dopo la gara però c'è un colpo di scena. Hawthorn viene squalificato perché durante l'ultimo giro è andato in testa coda facendo spengere la vettura. Il pilota ha spinto la macchina per alcuni metri in senso contrario alla pista, manovra non consentita dal regolamento. A salvarlo però, pensate un pochino, è proprio Stirling Moss, il suo rivale per il titolo. Ai commissari Stirling spiega che Mike ha sì spinto la vettura in senso contrario, ma l'ha fatto sul marciapiede, quindi fuori dalla pista. I commissari accettano la versione di Stirling e annullano la squalifica a Mike Hawthorn. I due inglesi ancora non lo sanno, ma come vedremo nella prossima puntata, il punto supplementare conquistato da Hawthorn in questa gara sarà fondamentale per l'esito del mondiale. Forse Stirling Moss avrebbe avuto il potenziale per strappare il punto a Mike Hawthorn e la storia forse sarebbe stata totalmente diversa. Erano davvero altri tempi. La prossima puntata di Formula One Story racconterà gli ultimi due decisivi appuntamenti del mondiale 1958 e quindi non potete assolutamente mancare al prossimo appuntamento. Vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!